Sul palco dell'ex chiesa della Trinità, nella serata di venerdì 16 marzo, protagonisti di Antinomia. L'occasione, i festeggiamenti per il 10° anniversario di attività della band, celebrati nella città dove questo progetto musicale artistico ha avuto inizio nel febbraio 2008. Tutto è cominciato 10 anni fa, il 9 febbraio del 2008. Noi abbiamo realizzato un piccolo sogno, quello di poter costruire una band e di poter costruire attorno a questa band tutto un insieme di idee, di canalizzazioni, di idee artistiche che poi hanno dato vita a 3 album ai quali teniamo moltissimo. E una serata, quella di questa sera, nella quale presenteremo questi brani e soprattutto faremo un po' una fotografia, un'istantanea di tutte le emozioni che questi 10 anni fin qui ci hanno regalato. Un momento a cui teniamo davvero tanto, che fa parte di questi 10 anni che festeggiamo quest'oggi, è quello quando abbiamo avuto l'onore e il piacere di poter vincere un contest nazionale indetto da Virgin Radio, il Grande Nazione Rock Contest, che ci diede l'opportunità di poter realizzare un grandissimo sogno, quello di poter aprire il concerto di una delle più grandi rock band italiane, dei Litfiba, a Firenze, a casa loro, nel 2012, in concomitanza con l'uscita del primo album, Illusioni Ottiche. E questa è stata una gratificazione talmente grande che noi in questo momento ci sentiamo di ricordare ancora adesso con la pelle d'oca, al sol ricordare ogni istante di quella serata. Questa serata, oltre che suonare e rincontrare tutti gli amici di Cuornier, per l'appunto la città in cui siamo nati 10 anni fa, proietteremo all'interno della serata, in un teaser video, tutti quelli che sono i futuri progetti. I 3 principali ai quali stiamo per giungere sono la pubblicazione del video dello showcase realizzato all'Hiroshima Mon Amour di Torino nello scorso ottobre per la presentazione del nuovo album Kronos, poi il video girato con Lino Vairetti, leader degli Osanna, una storica band rock progressive italiana napoletana, e poi il video strumentale di Out of Time. Quindi tanti progetti futuri, ma con in comune una grande idea, quella di continuare a fare musica con coerenza, umiltà e, diciamo, speriamo per tanti anni a venire, festeggiando quest'oggi i primi 10 per l'appunto di una lunga serie.